Oh, Buongiorno. Rieccoci qui. Mind Palace. Dopo la nostra pausa, tra virgolette, pausa. di Ferragosto, ritorniamo ufficialmente in studio. In diretta. Come stai, Alessandro? Tutto Sto bene molto oggi? Tutto bene? Come vedi, sono abbronzatissimo. Ho fatto un sacco di male. Quanto dovrò odiarti? Pochissimo. Poco oggi? E oggi? Oggi è tranquillo. Oggi è facile. Va bene, dai, allora sono contento. Al massimo, un po' di imbarazzo. Ma Devo ammettere che avevamo una sfida in corso sì, sì. e la faccio riemergere Ebbene, sì. solo perché. Non mi sento vincitore, ma tutto sommato dai, non è ci ho male. provato. Allora, ricordiamo a tutti gli altri che cosa avevamo fatto. Allora, ci eravamo sfidati parlando di Brain Games, quindi di giochi della mente, e avevamo preso un videogioco, diciamo un'app per telefono che era andata di moda un paio di anni fa, 2048, un giochino matematico in cui bisogna sommare... I vari numeretti e avevo sfidato Dario a capire quale fosse la strategia più corretta per vincere al gioco, per, per arrivare a 2048 o perlomeno per fare un buon risultato. E il buon Dario, devo dire, che ci è andato veramente vicino. Dai, direi anzi... Sì, quasi... io sono arrivato alla conclusione che sono importanti gli angoli, okay. e sia è importante, anche se non avevo legato le, le due cose nel modo che Alessandro poi mi ha spiegato. Uh, mi sembrava di non dover muovere in tutte le direzioni, esatto. perché quello a cui ero arrivato con un po' di pratica era che quando il grosso numero, il 64, uh -huh. il 128, arrivava nelle quattro caselle centrali, erano cazzi. <ride> Eram cazzi o sì. meno. Sì. Diciamo così: no, allora per vincere a quel gioco bisogna sostanzialmente cercare di escludere del tutto un'intera direzione. Quindi, se ci si decide di muoversi a destra, a sinistra e in basso, per dire escludere completamente l'alto, um, e poi accumulare i, i numeroni grossi. A destra, per esempio in basso, eh, scusami, a sinistra, in basso a sinistra. E, um, e poi a serpentone salire in modo di metterli in fila e arrivare sempre a sommarli senza occupare tutto lo schermo. Ecco. Sarebbe più comodo avere una, una eh spiegazione. Sì, Magari ti, ti registriamo mentre mm -hmm. ci fai vedere e poi sì. la postiamo. Tra l'altro punto, Km. come dicevo la volta scorsa, io non ho scoperto da solo questa soluzione. Mi sono sempre chiesto se ci sarei arrivato da solo. Ma non lo scopriremo, non lo scopriremo mai, mai, quindi continuerà a roderti dentro. Questa dentro. cosa Lui ci è riuscito, io no. Beh, no, non, non ci sono riuscito <ride> del tutto. Dai, non darmi dei meriti. Che non ho allora, ne ho così tanti. Che non mi servono. esatto. Se eh, mi serve. Ma di che cosa parliamo oggi? Oggi, sesta stanza, apriamo sesta stanza. prendiamo le nostre chiavettine. Apriamo la nostra stanza del palazzo mentale. Che cosa ci troviamo dentro? Ci troviamo gli stili di apprendimento. Uh, ovvero, una cosa ovvero che, parleremo che di due, due cose, eh sì, due cose, due cose diverse. In realtà, accomunate ma diverse. Prima di tutto, parleremo di come ognuno di noi può costruire il proprio metodo di studio. No? Come può um, costruire un modo di applicare tutte le varie tecniche tecniche di cui magari parleremo per ottenere un buon risultato e poi parleremo nello specifico di, di quelli che vengono proprio chiamati learning styles che sono, uh, questi, sarebbero questi fantomatici um, tipi di persone, no? tipi di cervelli che imparano in modo diverso, cioè chi imparerà lo vedremo magari eh, in modo uditivo, chi visivo e vedremo insieme se questo è vero e come, e come funziona, in caso lo fosse. Insomma. In caso lo fosse, quindi già, già, già fai presagire qualcosina. Eh. Però diamo un attimo degli argini a questa discussione, sì. cioè. Che cosa intendiamo esattamente per stile di apprendimento? Allora, intanto partiamo da questi ultimi di cui ti parlavo, perché poi parleremo del proprio metodo di studio più avanti nella trasmissione. Per stile di apprendimento si intende sostanzialmente quel, quell'attitudine che avrebbero alcuni individui. Rispetto a un proprio mh, tipo di senso, quindi il visivo, l'uditivo, quindi il maggiore l'uso delle, delle orecchie, degli occhi, oppure il cinestesico, eh, cioè l'uso del corpo, rispetto all'apprendimento, rispetto all'imparare qualcosa di nuovo. Secondo questa teoria, quindi, eh, ognuno di noi avrebbe tutti e tre questi canali, diciamo, ma ne avrebbe uno particolarmente sviluppato, preferenziale, tramite il quale impara meglio, più rapidamente, più efficientemente. Quindi, se io sono una persona visiva eh, imparerò meglio attraverso le immagini, attraverso il guardare, l'osservare, se sono una persona uditiva, anche leggere, il leggere, anche il leggere, leggere un po', mm. eh? Se sono una persona cinestesica, eh, magari avrò bisogno appunto di sperimentare sulla mia pelle, di provare fisicamente, di, eccetera. Tra l'altro a questa teoria si legano anche altri altri preconcetti uh, sul fatto che chi avesse questi stili di apprendimento eh, rientra anche in alcune categorie proprio di tipi di persona. Cioè, le persone visive sarebbero persone che gesticolano molto, che parlano molto rapidamente, eccolo qua, uno sarebbe... Che eh. gesticoli tantissimo. Esatto, eh, ci, sarebbe chi, ci, ci sarebbe chi invece cinestesico um, parla più lentamente, gesticola in maniera più, così, più, più bassa, e poi ci sarebbero gli uditivi che magari hanno degli sbalzi nei toni della voce oppure una voce monotona. E, uh, e che non gestiscono tendenzialmente Ecco, diciamo subito che um, Dal punto di vista scientifico Quindi degli studi che sono stati fatti Questi uh, fantomatici stili di apprendimento Non esistono quindi, Ah, che bado Cioè, proprio <ride> quindi, Stangata colossale Quindi, no La cosa interessante Vi racconto anche questa cosa personale Perché io stesso sono caduto vittima di questa, diciamo, questa bufala, se vogliamo, questo mito. Più che bufala, mito, perché non è che qualcuno l'ha messa in giro con cattiveria, ma semplicemente sono cose, magari teorie che vengono fuori a un certo punto, prendono piede, poi si scopre, magari dieci anni dopo che non sono vere, ma intanto si sono disegnate. Si è già fatto così tanto rumore. Esatto. Che... E io per un bel po' di tempo le ho, le ho utilizzate e le ho anche insegnate, devo dire la verità. Poi mi sono imbattuto in una serie di articoli. E di video. Uh, il primo video che ho trovato è stato un video del TED che vi consiglio di recuperare. Um, se digitate Learning Styles TED su YouTube, lo trovate sicuramente, in cui questa, questa ragazza spiegava, questa um, dottoressa spiegava um, come. La, le neuroscienze abbiano, diciamo, demolito questa teoria. Allora poi, eh, interessato da questo, sono andato a vedermi degli articoli su PubMed e eh, comunque sui motori di ricerca Google Scholar, no? Che è quello che ti dà uh -huh. gli articoli scientifici. E ho scoperto che erano stati demoliti erano dalla bufole. scienza. Sì, erano, erano... semplicemente non esistono. O perlomeno, non è che non esistono. Diciamo che sono delle preferenze personali che però non hanno un imp impatto vero, misurabile, sulla nostra capacità di, di, di imparare. Quindi non è che... Um, ho una memoria che funziona meglio se uso il mio canale preferenziale, oppure imparo più velocemente. Semplicemente, magari ho una mia preferenza personale per le immagini e imparerò magari mi piacerà di più. Esatto, Beh, ma... avevamo detto nelle altre puntate che, tutto sommato, quando lo studio è più piacevole, sì, certo è in qualche modo più facile certo, studiare. Certo, però la, la teoria diceva che proprio um, abbiamo un, va esatto, un vantaggio mentale, cosa che non abbiamo. Abbiamo un vantaggio, volendo, psicologico, ecco, che comunque non è da sottovalutare, però non è che se, si, se vi considerate visivi, allora imparando per immagini diventerete dei mostri della memoria o dell'apprendimento. Non funziona così. Ok, quindi diciamo che chi ha un approccio, chi preferirebbe, preferisce, sì. imparare dal punto di vista visivo, sì. non ha un vantaggio. Però, però. ti faccio un'altra domanda. Mm -hmm. Se io devo imparare a suonare una determinata sì. canzone, questa è la verità vera, adesso che ci arriviamo. La okay. verità vera qual è? Che più che parlare di stili di apprendimento sulle persone, eh, sarebbe sensato parlare di stili di apprendimento sulle cose. Cioè, ogni tipo di eh, informazione o di eh, abilità che si deve sviluppare avrà una sua preferenziale eh, canale di apprendimento dettata dal, da ciò che dobbiamo fare cioè se io devo imparare uno strumento è evidente che ci sarà una parte cinestesica nel senso che dovrò imparare i movimenti con le mani e dovrò quindi sperimentarli sul mio corpo uh -huh. e poi ci sarà una parte uditiva sviluppatissima perché dovrò ascoltare dovrò capire quando sono in nota quando no dovrò farmi l'orecchio eccetera e è ovvio che la parte visiva nell'imparare uno strumento è secondaria ma non è secondaria perché noi siamo visivi uditivi eccetera ma perché per uno strumento non serve okay. se io devo imparare a distinguere un monet da un altro autore. Beh, l'aspetto uditivo mi servirà a poco, mentre quello visivo sarà fondamentale. Ok, esempio stupido dato che è molto attuale per me. Io ho guardato più o meno tutti i video di magia che ci sono su YouTube, cioè proprio ho passato la mia vita più o ne meno. Ne parleremo perché i video sono un appassionato magia. anche di magia. Ecco, io però non l'ho mai provata mm -hmm. e stavo cercando qualche trucco semplice, cioè la mia fidanzata mi ha anche regalato i mazzi di carte oh, per iniziare in caso a provare questi trucchi. Ne parleremo. Però possiamo dire che quindi come immagino sia scontato, non imparerò mai guardandoli, ma imparerò con la pratica e facendoli. Diciamo che eh, guardare può essere sempre un buon, un buon inizio, no? perché uno eh, osserva l'altro e comunque l'osservazione e poi la successiva ripetizione passano anche da una fase appunto in cui semplicemente si guarda, ma poi c'è ovviamente l'aspetto cioè, cinestesico. Pratico. Muovere i ditini Esatto, c'è quello che viene chiamato lo sleight of hand, cioè il, il gioco di mano, no? l'abilità con le mani, che nella magia, soprattutto in un certo tipo di magia, è veramente fondamentale. Ecco, il eh, palming. Il pal eh, qua, qua, in termini. termini, termini sì, 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 All'improvviso. Pin pinky break, tutte queste cose qui. Ehm, vedremo, vedremo, te le farò vedere qualcuno magari, dai. Ehm, diciamo che quelli sono abilità che poi uno deve sviluppare dal punto di vista cinestesico. Per esempio, quando io imparavo a fare magia, l'ho imparato solo un dilettante, chiaramente niente di, niente di serio, però insomma, un, un, po, un po' di magia la faccio. Ehm, che cosa facevo? Mh, osservavo il video, cercavo di capire come funzionava il meccanismo e poi esercitavo i singoli movimenti facendo altro perché quello aiuta a consolidare un'abitudine, quindi magari leggevo e, e con le mani facevo sempre lo stesso movimento, Abbiamo, anche in un video ne parlavo, sulla, Ripeti, sulla pagina ricordiamo, l'Alessandro esatto. Deconcini trattino ADC. ADC, esatto, ripetevo il singolo movimento, non tutto quello complesso intero, ma proprio il singolo pezzetto, finché non lo facevo in modo perfetto, e poi passo a quello dopo, e via così, quindi c'è cioè una parte, però insomma il concetto è che non è che dovete fissarvi sul fatto che voi siete visivi o uditivi, siamo tutti quanti, con tutti i nostri canali e li possiamo utilizzare in qualunque momento, ok. Questa cosa si lega in modo più o meno indiretto a una cosa che abbiamo discusso spesso mm. perché io e Alessandro ci conosciamo eh beh, sì. da, da molto prima anche di questa trasmissione, ossia del fatto che. Per quanto sia bello pensare di essere unici a questo mondo, cioè io sono unico e sono diverso. Sì. Alla fine, i metodi più efficaci di apprendimento sono quelli sono sempre gli stessi. No, diciamo così: allora, a tutti quanti noi piace sentirci speciali, no? Ognuno si sente unico, ogni scarafone è bella, mamma sua, e comunque come è, eh, com è giusto che sia. È giusto. Ed è bella anche questa illusione di essere uh, speciali, D va bene? Ma la verità è che anche per gli individui, quelli veramente speciali, le cose che noi abbiamo in comune con gli altri sono ben di più di quelle che abbiamo di differenza quindi noi siamo molto più uguali a tutti gli altri di quello che ci piace pensare per quanto riguarda specialmente le nostre funzioni cognitive cioè il cervello quello è insomma il DNA umano tra me e Dario c'è una barba di differenza ma non è che ci sia no dai però è una bella barba è una bella barba no però insomma avete capito insomma siamo molto più uguali di quello che, eh, che pensiamo di essere quindi che cosa succede che sicuramente noi dovremo personalizzare dovremo adattare un po come il sarto voglio dire deve cucire sulla persona il vestito adatto tailor made che esatto. è un termine che io adoro eh, benissimo però eh, i principi fondamentali su cui si basa un metodo per imparare qualche cosa sono perfettamente identici da persona a persona non c'è nessuna differenza eh, tra me e te tra un uomo e una donna tra un vecchio e un bambino più o meno il cervello quello è insomma Quindi. ok Uh, usciamo un attimo dal seminato. Non, mm. non voglio metterti in difficoltà, ma, <ride> ma questa cosa mi appassiona. No, no, no. Mettiamo il caso che io voglia imparare a suonare il flauto traverso. Okay. Da che io so, tu non suoni in serialità. Io non suono niente e questa è un grave, okay. una grave lacuna. Ho sempre okay. voluto imparare uno strumento e penso che appena avrò. Qualche mese di tempo sarà una sfida che voglio fare, voglio vedere quanto velocemente riesco Cavolo, a fare. registrati, cioè faccia sì, 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 una facciamo le registrazioni fa qui a Mind Pass. Ah, vi dirò, vi dirò questa cosa. Ho intenzione di fare in un momento, magari un po' più tranquillo, della mia vita lavorativa e personale: di mettermi a fare proprio una sfida, prendere uno strumento in mano. Pensavo alla chitarra, perché mi piace molto sì, la chitarra. Sì, più che altro, se porti un pianoforte qui <ride> è un po' complicato. Prendere uno, un insegnante di chitarra serio, diciamo, e vedere quanto in fretta riesco a diventare decente con la chitarra, applicando tutti, tutte le metodologie e avendo un buon insegnante, chiaramente? Ok, ma se io venissi da te uh -huh. e ti dicessi voglio imparare a suonare la chitarra, sì, adesso certo. che so che non la suoni, uh -huh. che metodo mi suggeriresti? Andiamo ti... un po' così. Allora, ti suggerirei, innanzitutto, di trovare uno specialista della chitarra, nel senso. Um, un esperto di metodi di apprendimento, come posso essere io, può sempre strutturare un piano di apprendimento sensato, anche quando si tratta di una materia che non conosce direttamente. Questo non significa che poi io sia in grado, però, di insegnarti la chitarra, cosa che non so fare. Cioè, tu quindi mi daresti le tempistiche. Io ti, direi le te le te stile. ti darei le tempistiche, ti direi quanto ti devi allenare, quando ti devi allenare, in che modo ti devi allenare, poi il contenuto te lo deve dare un esperto che sa suonare la chitarra. Okay. Anche perché poi c'è bisogno di tutti quei piccoli aggiustamenti, no? che soltanto chi ha davvero un vero occhio è in grado di avere. È un po' come le lingue straniere, no? Io, posso, io faccio dei piani di apprendimento, però, se tu stai in il turco che io non parlo, poi dovrai trovare un madrelingua turco che, che, certo. che, ti, che ti permette di imparare bene. Comunque, in generale, io consiglio sempre un approccio diviso a metà tra, tra, tra pratica e teoria, in cui, però, ci sono tutta una serie di momenti in cui si ripete, si ripete quanto imparato. Quindi, io generalmente do, non so, alla mattina un tot di tempo, a seconda della disponibilità delle persone, in cui eh, imparare la lezione teorica. Dopodiché subito dopo c'è l'applicazione pratica della lezione teorica. Poi di solito c'è una fase di, um, come dire, la chiamo attenzione diffusa, viene chiamata così, cioè una fase di sperimentazione libera, in cui la persona, okay. dopo, aver dopo essersi focalizzato su una cosa alla volta, quindi non so, oggi devo imparare a fare quella nota, la imparo, poi la esercito tutta la mattina, al pomeriggio invece cazzeggio, cazzeggio con quella nota ma anche con tutto quello che mi viene in mente. Che serve Provo, un po' a, a mettere in campo tutto quello che hai imparato a esatto, focalizzarlo. Esatto, e poi ci sono i ripassi. Eh, quindi è, è un alternare, un momento di focalizzazione specifica a momenti di sperimentazione in cui semplicemente ci si eh, diverte con quello che si sta facendo, ma diverte nel senso si sperimenta, si provano cose nuove. E poi il ripasso. Abbiamo ancora un minutino, quindi perdonami se continuo a uscire Vai. dal seminato. Ma ci sono tanti spunti. Perché non mi pare che ne avessimo parlato nella prima puntata, quella mm -hmm. sul Palazzo della Memoria, cioè, vero e proprio. Andate a recuperarla. Esatto, andate a recuperarla su entrambe le pagine, sia Alessandro De Concini che, che Radio KM. Ma la prima una delle prime volte che ci siamo incontrati, tu eri venuto a me, a noi, mm -hmm. perché c'era anche un altro Dario tra l'altro. Ebbene sì. Proprio per uh, spiegarci il Palazzo della Memoria. Però sì. avevi. Un'invenzione, una modifica per il palazzo che Perso in qualche modo mi ha fatto venire in mente il termine cinestetico. Cioè, <ride> si usava il corpo. Sì, diciamo che um, ormai inventare. Tecniche di memoria è praticamente impossibile, no? Perché sono in giro da migliaia di anni. Però io mi, ero, mi, mi fregio insomma, di aver creato questo, questa variante del palazzo della memoria o della tecnica dei loci, come volete chiamarla. In cui sostanzialmente invece che visualizzare, vi ricorderete, nel palazzo della memoria noi visualizzavamo le varie informazioni nelle stanze, no? L'idea era di visualizzarle sul proprio corpo, come se si creasse una sorta di armatura di Iron Man. Avevo usato questa, questo, questo esempio un po' nerd, ehm, in cui praticamente poi noi controlliamo dalla testa ai piedi tutte le varie informazioni che abbiamo collocato sul nostro corpo, quindi per esempio ho un elmo con non so, devo, quello che devo fare la mattina, poi ho il pezzo dove ho attaccato il programma da utilizzare per fare lo streaming della radio, eccetera, e quindi io poi ripercorrendo le parti del mio corpo eh, riesco a ricollegare e a recuperare tutte le informazioni che mi servivano. Questa cosa mi è molto molto appassionava, mi è, è venuta in mente, mi sembrava brutto non averla no, no, citata, usata. No, quindi... l'ho usata bene. Diciamo che rispetto al, al palazzo della memoria, quello diciamo standard, ha dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio fondamentale è che è molto più facile... Da ripassare e, ed è anche molto più personale, cioè ce l'hai sempre addosso, è veramente molto, molto efficace. Lo svantaggio è che il numero di informazioni che puoi incamerare è, più limitato. È, è limitato, quindi va bene per delle cose più piccole. Se devi imparare, lo so, 10 esami universitari, ho bisogno proprio delle mie stanze, non, non mi basta il corpo. Bene, io direi che questo primo blocco può chiudersi così, con il Palazzo della Memoria, eh sì. su, i, i locci corporei. Eh sì. e <ride> Vabbè, mi sembra una cosa un po' <ride> losca. Ma, ma, ma ci sta, ci sta. Eh. Eh, ci lasciamo con i Credence Clearwater Revival, Però. che è sempre un, un gruppone, ci lasciamo con Proud Mary, per tutti quelli che ci seguono su Facebook, il nostro bellissimo Fuori Onda. Fuori Onda. Oh, sì, ma cambia se non, se non mi cambi da, la dicitura. Ah, eh, un attimo solo. Eh, con sì, questo mixer okay. è tutto velocissimo, però insomma serve almeno un attimino. Oh, ma mm -hmm. si stanno ascoltando i, I Credence? Yeah. madonna, un po' l'invidio. Li Io eh, sono invece lo so, qua a parlare so. con te. Eh, no, volevo... oh, no, vabbè, no, 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 no <ride> su, su... Scusate, vi lascio da solo. No, dai, dai, va bene. Tra l'altro, te... non abbiamo mostrato la bellissima mappa mentale. Ah, sì, la solita mappetta. Poi dopo. Mapped by ADC. Eh, certo che sì. Poi la, la pubblicherò sulla mia pagina. Tra l'altro, mi sono appena reso conto di essermi brutalmente dimenticato eh. di postare quelle delle volte scorse. Quindi me mea colpa eh, ogni, ogni tanto. Ma c'erano le ferie di mezzo. Sì, c'erano le ferie. Poi vedete, questa è la scusa che uso sempre ogni volta. C'è una forte differenza tra memoria e attenzione, no? Anche quindi un esperto di tecniche di memoria può essere distratto. Ah, eh, in <ride> È la scusa Se, pronta, sei una persona distratta. No, è, è, no. la, è la scusa pronta, no? Sì, sì, sono molto distratto. Quindi, ci sono delle volte, vi racconterò questa cosa personalissima. Ci sono delle volte che eh, sono, io sono molto bravo no, con le tecniche di memoria, ma mi dimentico di usarle. <ride> Però al tempo stesso, eh, anche qui adesso smerdiamo un po' Alessandro, Ma sì, è, 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 è il momento, no? eh, ci avevi raccontato che più di una volta ti è capitato quasi di tamponare <ride> l'auto davanti perché utilizzavi le no, allora, tecniche allora, di memoria allora, nei allora, momenti sbagliati. Contestualizziamo, c'è stato un periodo della mia vita, un annetto circa, che mi ero appunto appassionato, non lo facevo ancora di lavoro, no? ero, ero, ero solo appassionato, eh, mi ero appassionato proprio di mnemotecniche e mi esercitavo costantemente perché mi piaceva tantissimo questa cosa, ho memorizzato quantità di informazioni impressionanti per il puro gusto di farlo e tra l'altro, soprattutto informazioni inutili. Quindi, questa era. Vero. Quindi, uno dei miei grandi passatempi perché, essendo miste, era, erano interessanti da memorizzare, erano le targhe. Per cui cosa facevo? Tra l'altro, le targhe, eh, vedendole per poco tempo, perché poi passano le macchine, sono difficili da memorizzare, perché uno deve farlo in fretta, no? E quindi avevo questa meravigliosa idea di eh, memorizzare le targhe mentre guidavo, e mi è capitato di tamponare una macchina. Però, sai, tra l'altro, eh, io eh, ho imparato e adesso lo faccio, solo, lo faccio solo a semaforo adesso. Meglio meglio no, capitato, al massimo ogni tanto ti suonano mi è capitato è di tamponare. Bello. E ho detto: eh, mi sono distratto. Mi sono Scusi, bello. stavo memorizzando stavo, la sua targa. Sì, e... Sembrava bruttissimo. Quindi, eh, Sai oh, che io, io finalmente sono riuscito a far entrare in testa la mia fidanzata e la sua targa. Grazie davvero? alle vono tecniche. Ah, è che non posso spiegare esattamente che cos'è, perché ci sono dei riferimenti personali che mi no, sono che... dei riferimenti un po' un po' XXX, quindi non eh, è. So. però la, è la classico, prima eh? è BJ cioè inizia ah, con beh, BJ insomma, insomma chi vuole capire ha capito e comunque eh, questo si ricollega in realtà un po' ai nostri stili di apprendimento anche per quanto riguarda la nostra immaginazione ognuno di noi la utilizza in modo diverso quindi, abbiamo 20 secondi. 20 secondi, quindi sostanzialmente, quando memorizziamo con le nostre mnemotecniche, capiterà che c'erano persone che magari andranno su fantasie più erotiche, e altre che invece faranno cose divertenti, altre che useranno, non so, cose violentissime. E... Ah, ecco, altra sì, cosa personale. Io uso nella la mia immaginazione delle cose violentissime. È estremamente violenta, <ride> ma va bene. Dai, sulla fine dei credence, torniamo ufficialmente in onda. Eccoci qui. Abbassiamo, abbassiamo il nostro... Rimuovi nostro per favore la dicitura. È sennò... Un attimo che questo mixer è bellissimo ma ha comunque bisogno delle sue cosine. Eh, sei lento, sei Eccoci qui, sempre Mind Palace, stand, sesta stanza. Sesta stanza, stavo per dire. Stenza. Sesta stanza. del nostro palazzo della mente. Dario mm -hmm. Ciocchetta, Alessandro De Conchini, yes. stili di apprendimento. Esatto. Abbiamo un po' definito e smontato quello che sono e non sono gli stili di apprendimento e più o meno come... Funzionano? Sì. Qui arriva la parte un po' più pratica. pratica si può dire: la nostra, le nostre puntate, ricordiamolo per chi non ci ascolta con assiduità, <ride> hanno male. sempre Fanno una male, prima eh. parte un po' più teorica sì. e una seconda parte che per fortuna questa volta non è pratica, nel senso che io mi prendo le legnate, però diciamo esplora un po' come si mettono in pratica. sì certo, quello che, Cerchiamo di dare anche un po' diciamo. un contesto. E a questo punto, se abbiamo detto, abbiamo detto due cose, no? fondamentalmente: abbiamo detto, intanto che gli stili di apprendimento, intesi come delle preferenze che abbiamo dal punto di vista del, dell'uso dei sensi. Per imparare le cose non esistono, o meglio, esistono sotto forma soltanto di preferenza personale, di gusto, diciamo quindi, e non hanno un vero impatto sul modo in cui impariamo. Quindi, non è che impariamo meglio, appunto, con un canale visivo invece che uditivo, eccetera. Abbiamo anche detto che per quanto ognuno di noi sia diverso, eh, diciamo che siamo molto più uguali. Siete di quanto tutti siamo... dei pecoroni. Esatto, ma siamo tutti, siamo io, io no, e Dario compreso. Esatto. So Dario è il montone. E, <ride> e, e siamo tutti molto più uguali di quanto siamo diversi, questo è il punto. E quindi i principi sono uguali per tutti. Detto questo, però... Comunque delle differenze ci sono. E le differenze, tra l'altro di gusto o psicologiche, non sono comunque differenze da eh, sottovalutare o da ignorare. Perché comunque l'apprendimento, come abbiamo visto, magari divertente no, ma eh, interessante, stimolante e anche comunque gradevole può esserlo, perché no? Perché non dovrebbe. E quindi bisogna anche sapere assecondare le proprie, la propria natura e strutturare un proprio metodo su se stessi, no? Come appunto abbiamo visto il sarto, che poi fa il vestito ma poi lo cuce addosso. Mm. Questa Quindi, cosa dei gusti personali sì. e del costruire il proprio stile di sì. apprendimento è una cosa in cui una persona come te, cioè un, mm -hmm. un ruolo professionale come sì. il tuo può aiutare o sì, deve essere una cosa che parte... No, allora, secondo me il, allora, il ruolo fondamentale di un esperto di apprendimento o di metodo di, di, di studio come posso essere io è quello, prima di tutto, di partire dalle basi, ok? Perché mh, è come dire, la, la personalizzazione è fenomenale, ma deve arrivare dopo... Che tutte le basi sono state imparate. Quindi il primo passo. Quindi... Tra l'altro mi hai un po' eh, rotto la scaletta perché volevo dire che il primo passo, i passi per creare un proprio metodo di studio sono tre. E il primo passo è quello di partire dalle basi. Tre. Eh, il primo passo è quello di partire dalle basi. E un, un esperto che segue una persona che vuole essere indirizzata a un metodo di studio deve sempre partire da lì. Nonostante capiti spessissimo che la prima cosa che ti dicono è eh, ma io imparo meglio così, imparo meglio là, io sono speciale, io sono diverso. E eh, la prima cosa è sì, sei diverso sicuramente, non ti dico di no. Eh, è falso, ma non importa, eh, però, ehm, però prima di tutto partiamo dalle basi. Quindi i principi fondamentali, abbiamo visto i principi di come funziona la memoria, come funziona l'attenzione, ne parleremo, come si segmenta il lavoro, la pianificazione, come si fa a utilizzare le parole chiave, a leggere in maniera efficace, tutte queste cose qui che la schematizzazione abbiamo visto, insomma, eh, tutte queste cose che sono proprio la base. Il punto di partenza: se queste cose non sono chiare, la personalizzazione non può avvenire. Quindi, che tu voglia essere un attaccante, un difensore o un portiere, sempre la palla ti daranno in mano. Esattamente. Quindi prima di tutto devi imparare a maneggiare la palla. Eh, questo è il primo passo. Il secondo passaggio è quello proprio di eh, sapere adattare questi principi di base a che cosa stiamo facendo. Quindi, prima ancora di arrivare al proprio gusto personale, impariamo a. Prendere i principi che sono uguali per tutti e contestualizzarli in quello che stiamo facendo. Come dicevamo prima, eh, è inutile che io mi metta ad imparare la tecnica per imparare le immagini a memoria. Se devo suonare uno strumento, non mi serve assolutamente niente. Le mappe mentali per suonare la chitarra non servono a niente. Quindi è inutile che uno eh, si focalizzi sulla so, lettura veloce e poi quello che deve fare è non so, imparare un passo di danza. Che, che se ne fa? Quindi certo. devi, devi imparare i principi base, devi saperli declinare per quello che serve a lui. E anche qui un esperto può veramente aiutare perché ti. Dice che cosa devi imparare, quando devi impararlo. Le tecniche da imparare sono infinite. Eh, però, il tempo è finito e i risultati devono essere concreti. Quindi è inutile insegnare tutto a tutti, sperando che poi eh, succeda qualcosa. No? Oggi eh. ti metto un po' le, le spine: le, le spine ma... eh no, ma ah, guardare ah, il secondo, okay, ti okay. metto un po' le spine tra sì, le coste. Sì, 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 sì. Eh, musica, perché continua no, ad musica. appassionarmi questa cosa. Se io devo prendere una canzone, mm. come suonare una canzone, mm. abbiamo detto che. L'approccio uditivo, logicamente, è sì, quello certo. più scontato. Certo. Però, Però quello visivo riguardo uno spartito. Mm -hmm. Se sai leggere. È tanto sbagliato. No, non è... allora sbagliato non no, c'è. Cioè, è tanto okay. meno efficace? Eh, diciamo che um, senza quello uditivo non puoi lavorare, senza quello visivo puoi lavorare. Quindi okay. un, sono entrambi utili. Uno dei due è necessario, l'altro no. Okay. Questo è il punto. Però il mio consiglio sarebbe. Sempre integrare entrambe le cose, perché? Okay. Perché un'altra cosa, un'altra grande verità che volevo arrivare a, a dirvi, che in questa sì che è stata sperimentata, è che se da un lato è vero che gli stili di apprendimento, come li abbiamo declinati, non esistono, comunque non sono efficaci, ehm, l'idea invece di mescolare. Diversi tipi di approccio sulla stessa materia è stato provato essere efficace. Questo è stato provato davvero. Ci sono gli studi che si possono rintracciare su PubMed. Quindi, il fatto di affrontare uno stesso argomento da più punti di vista, da diversi punti di vista sensoriali, con strumenti e approcci diversi, questo sì. Che aiuta. Questo sì che permette di eh, imparare meglio. Quindi, eh, sicuramente l'approccio uditivo sarà quello preferenziale, ma poi andrò anche a vedermi lo spartito se so leggere la musica. Andrò anche a toccare lo strumento per rendermi conto di come si fa. Eh, farò le prove con la voce. Ci sono mille approcci. Più riusciamo a creare un approccio completo che prenda da tutti i punti di vista, e più efficace sarà il nostro apprendimento. Ok, poi c'era il terzo punto. Esatto. Una volta che quindi ho imparato le basi, le ho contestualizzate a quello che devo studiare, a quel punto possiamo parlare di gusti personali e di un proprio stile. Cioè, a quel punto uno può prendere tutti i metodi che ha visto sulla materia che gli interessa, provarli e rendersi conto che con uno si trova meglio, con uno si trova peggio, a uno, a uno piace di più o a uno piace di meno. Attenzione però, questo è molto importante. Prima di scegliere che, um, di decidere che un metodo non vi piace o vi piace, dovete averlo sperimentato, ma davvero tanto. Per esempio, faccio sempre l'esempio delle mappe mentali. No, Le mappe mentali vanno molto di moda nel mondo dell'apprendimento e io stesso le, le utilizzo costantemente. Sono molto utili, molto efficaci e sono anche molto carine, quindi le usano tutti. Però c'è, uh, se le la rimostriamo, però, per esempio, tra gli insegnanti di tecniche di apprendimento che si, trovano, che si trovano in giro, c'è un po' un culto della mappa mentale, no? O fai la mappa mentale, oppure sei. Non sei, sei nessuno. Non sei nessuno, sono sfigliato. Beh, io ho trovato delle persone, per esempio, che mh, non si trovavano bene con le mappe mentali. Allora, che senso ha? costringere. Costringerla. No? Allora, prima di tutto devi imparare, quindi devi provarla la mappa mentale, vedere se ti funziona e soprattutto capire perché funziona la mappa mentale. La mappa mentale non è che funziona perché è la mappa, funziona perché usa i colori, funziona perché usa le parole chiave, perché dispone le informazioni in modo gerarchico, gerarchico. E, eccetera, eccetera. Se tu prendi questi stessi concetti, puoi anche realizzare uno schema che sia diverso dalla mappa mentale. Ti piace di più fare uno schema in verticale invece che in orizzontale? Ma va eh. benissimo, se tu poi usi i colori, usi le parole chiave, metti la roba in modo gerarchico, ti aggiungi il disegno, ci aggiungi lo schema e te lo fai verticale invece che orizzontale. Va bene lo stesso. Ma cioè, non e se non tu bypassi la mappa mentale e arrivi direttamente alla nuvola di parole. Eh, la nuvola di, è... di parole. però, non è proprio un sostituto adatto, è, un, è una tecnica di cui magari parleremo, che, che ci sta comunque. Che per esempio, ecco, quella è una tecnica molto polarizzante, nel senso che c'è chi la adora, come posso essere io, e poi, poi tantissimi che non, cioè, non capiscono neanche a cosa possa servire. Però diciamo che ecco, non bisogna fissarsi su le cose specifiche, le tecniche specifiche, ma bisogna capire quali sono i ragionamenti e, e soprattutto i principi cognitivi che ci stanno dietro e poi declinarli a come ci piace di più. Quindi le rare persone che trovo, non sono tante, che mi dicono guarda la mappa mentale è proprio, oh ne ho fatte, ne ho fatte cento, eh, però che schifo, cavolo. Va bene, allora facciamo un'altra cosa, non c'è problema. Prima però dovete esercitarvi e sapere davvero a fondo, io per esempio, confesso, quando imparai le mappe mentali la prima volta mi fecero schifo. E per circa un annetto non le misi in pratica. Le tecniche di memoria mi, mi piacciono subito, mi esercitai un sacco, le mappe mentali no. Poi mi trovai in difficoltà con un esame all'università, non sapevo che pesci pigliare. Il, pri, il primo e unico esame che ho bocciato, e, e ho detto, boh, uh, cambiamo qualcosa, ho fatto le mappe mentali. Mi sono costretto a farle nonostante non mi piacessero, perché non sapevo che pesci pigliare, da lì le ho fatte per sempre. Quindi non è detto che ehm, la vostra prima impressione sia poi quella giusta. Certo, il tuo ruolo è quindi esatto. di guidare, guidare nel far capire cosa mm. va bene e cosa no Esatto, e poi cucire addosso. Co persone. Continuiamo a incensare quelle tue abitudini attuali, eh sì ma <ride> andiamo un po' nello specifico, non abbiamo tantissimo tempo. Ma com'era il, il giovane Alessandro De Concini? Il giovane Alessandro De Concini aveva due modalità: le materie che gli interessavano e quelle che non gli interessavano? Quelle che non gli interessavano, parliamo del liceo. Poi all'università mi sono abbastanza affacciato quasi subito a questi metodi. Quelle che non mi interessavano non le studiavo, punto Semplice. Quindi pigliavo sei inventandomi qualcosa a caso e, e via così. Sei oppure oppure eh, andavo malissimo, come in chimica, dove prendevo due, poi facevo un sacco di ripetizioni, recuperavo e via così. Le materie in cui mi interessavano, che cosa facevo? Prendevo appunti in classe tantissimo. Io ero un grafomane, ho ancora i quaderni del liceo, scrivevo tutto, tutto quello che diceva, ogni parola che usciva dalla bocca dell'insegnante io la scrivevo, quindi perdevo un sacco di tempo, avevo il polso che mi faceva malissimo eh, alla fine di ogni lezione e poi rileggevo tutto fino alla morte, Sottoli mia. sottolineavo tutto, quindi non le parole chiave, sottolineavo il libro intero e via così, ero uno di quelli che proprio così, eh, lo facevo solo con poche selezionate materie, quelle che mi piacevano, per tutte le altre non facevo un cacchio, questo era il giovane ADC, Beh, invece il giovane Dario No, beh, io avevo un metodo molto più tattico. Io ascoltavo tantissimo, non mm -hmm. scrivevo quasi nulla di appunti, okay. se non proprio l'essenziale. E poi, quando ancora <ride> studiavo, cioè quando usavo <ride> studiare, okay. io non ho mai dato un esame, a parte diritto, che è stato veramente un, 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 una palonga nel sedere. Eh, ho sempre dato gli esami studiando tre giorni. Io. Uh, attenzione! Il primo giorno era... Sottolineatura libro, okay. perché già più o meno sapevo, okay. eh, avendo frequentato, possiamo dire che sottolineavo <ride> le parole chiave, le frasi chiave, okay. anche se non lo sapevo. Secondo giorno, riassunti. Okay. Di quello che è, proprio scrivendoli a mano e terzo giorno ripasso di riassunti in realtà, eh, se, non, se ignoriamo il fatto che era fatto in tre, giorni, in tre giorni, non è neanche sbagliato. È che magari andava fatto in tre settimane. Sì, no, infatti, <ride> cioè, non, non ero la persona più smart, ma lo facevo consapevolmente. Sì, cioè, sì, sì, L'importante è quello, ero a posto con me stesso. Bene così, 17.30. Mi dispiace, ah, ma anche questa stanza va chiusa, che ce detto. la richiudiamo alle spalle. Direi di salutare tutti. Ci vediamo la settimana prossima, sempre alle 5. Mind Palace con Dari Cacchetta e Alessandro De Concini. Ciao a tutti, ragazzi. Buona serata.